Sono contenta che tu stia ancora con Jeremy. Dove vi siete incontrati? Nella caffetteria dell'ospedale, il giorno in cui nostra nonna venne ricoverata. Jeremy era lì per un articolo. Io stavo piangendo e lui mi ha dato un fazzolettino di carta. Molto romantico. Eh sì, sul fazzolettino aveva scritto il suo numero di telefono. Non spingere l'indicatore. Non lo sto spingendo. Certo, è una cosa che hai sempre fatto. Ancora popcorn? Qual era la domanda? Volevo sapere se quest'anno Prue è andata a letto con qualcuno. Sei curiosa, eh? Per favore, dimmi sì. Piper, vieni qui. Cosa c'è? Cosa state facendo? Io non ho fatto niente. L'indicatore del quadrante si è mosso da solo. Dico sul serio, ha indicato le lettere A e T. L'hai spinto tu? No. È uno scherzo che hai sempre fatto. Le mie dita l'hanno appena sfiorato, guardate. L'ha fatto ancora, si è mosso. È ancora sulla lettera T. Ti giuro che si è mosso. Anche tu, vero? Mi sembra di sì. Non lo spingevo, io hai visto. Ah, Pru! Vieni qui un momento. Cos'altro c'è? Vuole dirci qualcosa. La soffitta. Non ti sembra di esagerare un pochino? Qui siamo al sicuro. Non dirlo, nel film dell'orrore la persona che lo dice è la prossima a morire. Piove, nelle strade gira un maniaco omicida e Jeremy non è in casa. Aspetterò in taxi davanti alla sua porta finché lui non torna dal lavoro. Chi pagherà il taxi? Prue, ho visto l'indicatore muoversi. No, ascolta, ti vuoi convincere che è stata Phoebe a spingere l'indicatore? Non c'è niente in soffitta, è uno scherzo di Phoebe. Non sappiamo cosa c'è in soffitta. Viviamo qui da mesi e non siamo mai riusciti ad aprire quella porta. Neanche il telefono funziona. Sarà colpa del temporale. Senti, vieni con me in cantina. Perché? Così reggi la torcia mentre controllo il quadro elettrico. Ci viene Phoebe in cantina con te, vero Phoebe? No, io vado in soffitta. No, no, eravamo già d'accordo. Non intendo aspettare che venga un fabbro ad aprire quella porta. Ormai ho deciso, Prue. Io vado in soffitta.